ha cominciato a rimanerci in mente per quello, ma ha continuato facendo altre cose e ci dirà perché è qui e che cosa abbiamo di lui questa sera di importante. Alla mia sinistra Gus Mankarikiri, che intanto ha una curiosità, è il più alto dignitario vaticano che sia laico e sposato, che è l'unico sottosegretario di un dicastero vaticano con questo, in questa situazione, questa, che è una situazione comune in genere, ma non comune nelle stanze vaticane. È il sottosegretario del Pontificio Consilium Pro Laicis, parlerà oggi pomeriggio e ci dirà di che cosa. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, qualche mia dichiarazione. Oggi è la giornata delle relazioni internazionali, in modo specifico, anche se questo tema percorre tutto il meeting e lo percorre a ragion veduta, perché per noi la dimensione internazionale non è un interesse episodico, ma è proprio una dimensione connaturata, per quello che qualcuno ha scritto, un osservatore ha scritto, che spesso al meeting la storia passa prima. Passa prima perché noi siamo stabilmente in relazione con gente di tante parti del mondo e siamo anche in tante parti del mondo. Non è che parliamo di cose che sentiamo, parliamo di cose che sappiamo perché ci siamo. Oggi voi sapete che avremo come ospite il ministro degli esteri Emilio Colombo, ma non egli soltanto, anche una personalità peruviana e polacca. Lo abbiamo invitato per chiedergli di tenere conto della sua azione di governo, delle tematiche e delle testimonianze che vengono presentate al meeting. Quindi anche se Colombo è stato molto intervistato in questi giorni, credo di potervi assicurare che non facciamo semplicemente un replay oggi pomeriggio, ma gli facciamo delle domande molto precise. Quindi ritengo che sarà interessante ascoltare. Gli chiederemo di impegnare l'Italia a far sì che l'Europa diventi un fattore di stabilizzazione internazionale, assumendosi le responsabilità, la sua responsabilità però, per non lasciare solo spazio a questo modello degli Stati Uniti gendarme del mondo. Si è discusso ancora sui giornali in questi giorni, si è parlato del nostro anti-americanismo. Io ripeto che noi non siamo anti-americani, e come europei essere anti-americani come essere contro se stessi. Le Americhe sono la Magna Grecia dell'Europa e ne siamo ben consapevoli, però noi siamo anche in America, fra l'altro. Siamo contro il ruolo degli USA, specialmente con Bush, come gendarme del mondo, perché questo ruolo, che fra l'altro è ormai insostenibile sia economicamente che strategicamente, e non siamo solo noi a dirlo, per esempio lo dice il rapporto 92 dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale di Milano, un centro di studi certamente non sospetto di essere infiltrato dal CL, questo ruolo di gendarme del mondo, essendo insostenibile, provoca destabilizzazione all'esterno del mondo e provoca miseria all'interno degli Stati Uniti, perché il governo degli Stati Uniti spende sproporzionatamente per riuscire a reggere questo ruolo, che è impraticabile, perché il sistema del gendarme andava bene quando c'era una contrapposizione fra blocchi. Allora era facile fare il pacificatore, perché in qualunque conflitto uno si schierava di qui e l'altro si schierava di là. Ma adesso tutte e due corrono verso gli Stati Uniti chiedendo che gli Stati Uniti gli diano ragione, gli azeri, gli armeni, i croati, i serbi. E quindi questo ruolo è impraticabile. Prima ancora qualche cosa vorrei dire sulle cose che leggiamo di noi in questi giorni. Stiamo pensando di fare un premio fantasia da assegnare al giornale che ci assegna il progetto di governo più fantasioso, perché mi sembra di capire dall'azione dei nostri amici che operano specificamente in politica che abbiano una passione molto ferma per una certa formula di governo, cui hanno dato anche un nome molto entusiastico, e sorprendete che alcuni giornali non si siano ancora resi conto dopo un paio d'anni almeno, che questi da mattina a sera non fanno altro che raccontarci che bisogna puntare verso questa formula di governo. Un altro premio che pensiamo di istituire è il premio Fucilino di Latta, per quelli che ci sparano a tappi dal molto lontano, e questi tappi hanno una traiettoria così corta che cascano in grandi distanze.
Se uno ha un fucilino di latta forse gli converrebbe avvicinarsi, almeno sentiamo il tac del tappo. Poi si fanno sondaggi di soppiatto fra il pubblico del meeting, per esempio su Berlusconi, fra l'altro con metodi di sondaggio di cui vorremmo conoscere meglio la scientificità. Può essere simpatico per lui scoprire che piaccia tanto. Peccato che a leggere i suoi giornali non sembra che contraccambi tanta simpatia. E adesso la parola per un breve intervento iniziale ai nostri tre invitati, cominciando da Bill Condon. Io certamente non sono preparato perché non sapevo esattamente della natura dell'incontro, non sapevo neanche che ci fosse. L'unico punto che ce l'ho a cuore di poter accennare è il mistero dell'occhio. Il mistero del vedere, che in realtà, in fondo, la realtà dell'artista, l'artista non vede la cosa. Comincia a vedere la cosa quando si riconosce così profondamente coinvolto nella cosa, che scopre che è la cosa che non è più cosa, che vede lui. Lui non vede, è visto da. E a quel punto comincia a nascere l'immagine che conduce l'artista per tutta la nascita dell'opera. Questo è il punto che cerco di insistere anche nei rapporti con tutti riguardo il vedere, perché per esempio mi ricordo un amico nostro è venuto a farmi un'intervista e io ero alla finestra guardando fuori. Io abito nella piena campagna della bassa milanese e io guardando fuori sul campo mi sono trovato dicendo come a me stesso, io sapevo che lui ascoltava, ma non parlava a lui perché non mi interessava, non era il caso. E lui è venuto a farmi questa intervista e mi ha trovato già parlando a me stesso, ma non me stesso, parlava col campo che guardavo e diceva a voce forte per farlo sentire, che io sto guardando il campo, ma il campo non c'è e non ce sono neanche io. Vedo soltanto la comunione che è forgiata fra noi due dall'occhio di Cristo che mi ha posseduto, perché io non posso vedere a questo livello se non viene trasfigurato dall'occhio di Cristo, in modo che io sto vedendo le cose con l'occhio di Cristo. E quando vedo le cose con l'occhio di Cristo che mi guarda, che mi disegna, che mi trasfigura, allora l'opera d'arte è già nata da un altro, non da me. Grazie. Di Condon, che fu amico di Pollock, che ha attraversato grandi stagioni della pittura americana, che compie quest'anno 80 anni, si è anche appena pubblicata una biografia e una monografia. Se poi voi desiderate avere ulteriore documentazione lo potete chiedere al nostro ufficio stampa. Il regista e attore Alain Cuny è qui fra noi perché questa sera presentiamo il suo L'annuncio a Maria in edizione originale. Alain Cuny. È tradotto consecutivamente dall'interprete.
Je suis peut-être un des derniers diplodocus vivants. Sono forse uno degli ultimi diplodocus viventi. J'ai connu Michelangelo Antonioni, Franco Rosi quand ils avaient 20 ans. Ho conosciuto Michelangelo Antonioni e Franco Rosi quando avevano 20 anni. Le film L'annonce faite à Marie, qui va être projeté ce soir, m'a été commandé il y a 30 ans. Il film L'annuncio a Maria, che sarà proiettato stasera, mi è stato richiesto 30 anni fa. Ce film est inspiré, et la version cinématographique, d'une œuvre de notre auteur catholique, chrétien catholique, le plus réputé. Questo film è la versione cinematografica dell'opera dell'autore cattolico più famoso in Francia, Paul Claudel. Vous savez qu'il s'agit de Paul Claudel. Permettez-moi de donner une indication que même en France, on ne reçoit pas toujours avec une oreille assez ouverte. Vi do un'indicazione che anche in Francia non è molto ben accettata. Claudel a été ambassadeur de France. Claudel è stato ambasciatore di Francia. Membre de l'Institut. Membro dell'Istituto. Actionnaire de grosses sociétés. Membro di grosse società. Il a été très riche. È stato molto ricco. Il a reçu beaucoup de récompenses. Ha ricevuto tante ricompense. Et tout cela, je suis persuadé que ça a été plus ou moins consciemment. Tutto questo sono sicuro che è stato coscientemente. Une attitude de sa part. Un'attitudine da parte sua. Une protection. Una protezione. Une défense. Una difesa. Contre un monde. Contro un mondo. Contre une société. Contro una società. Contre une civilisation. Contro una civiltà. Qu'il voulait détruire. Che voleva distruggere. Et il n'est que temps de travailler à détruire cette civilisation. È ancora tempo per distruggere questa civiltà. Ce n'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas? Non sono io che lo dico. L'Ecclésiaste le dit et Freud aussi quand il parle. L'Ecclésiaste e Freud lo dicono. Du malaise dans la civilisation. Quando parlano del malessere nella civiltà. Et nous savons qu'à la surface de la terre aujourd'hui, il n'y a guère que des horreurs. E sappiamo che sulla terra ci sono solo orrori. Et Claudel a été bourgeois en apparence. Claudel è stato borghese in apparenza. Son œuvre est l'œuvre d'un insurgé. La sua opera è l'opera di un ribelle. Alors, l'annonce faite à Marie est une œuvre enfermée. L'annuncio a Maria è un'opera chiusa. Dans la conception chrétienne. Nella concezione cristiana. D'un bonheur possible. Di una felicità possibile. Seulement. Soltanto. Après la mort. Soltanto dopo la morte. Vous allez voir si vous assistez à la projection. Vedrete se assistite alla proiezione del film. Que tout ce qui se passe, tutto quello che succede, n'est guère que désastre. È solo disastro. L'eroina repousse les hommes qui la désirent et qui souhaitent l'épouser.
Il personaggio principale respinge gli uomini che vogliono sposarla. Elle se sacrifie. Si sacrifica. E nous avons là un exemple de d'un des thèmes essentiels de l'œuvre de Claudel. È un esempio di uno dei temi essenziali dell'opera di Claudel. C'est-à-dire, cioè, l'incompatibilità entre homme et femme. Tra l'uomo e la donna. Un des personnages principaux. Uno dei personaggi principali va dire que la femme avec laquelle il va coucher, dice che la donna con cui va a letto, est une femme froide, est une femme de pierre. Una donna fredda di pietra. Et en effet, infatti, cet homme sait qu'il ne peut pas toucher une femme. Quest'uomo sa che non può toccare una donna. Mais sa nature. Ma la sua natura. Est si tumultueuse. È così. Si fervente. Sa vie est si intense. Così fervente, la sua vita è così intensa. Que malgré cette infirmité. Che malgrado questa infermità. Il va faire une œuvre. Farà un'opera. Qui ne sera pas la création d'un foyer avec des enfants. Che non sarà la creazione di un. Mais. Di una famiglia con dei bambini. Mais. Qui trouvera sa compensation. Dans l'œuvre d'art. Ma che troverà il suo compimento nell'opera d'arte. C'est l'expérience. L'esperienza. À peu près. Quasi, è quasi l'esperienza. De tous les artistes. Di tutti gli artisti. Et chez nous, une femme de lettres a dit. Da noi una donna di lettere ha detto. Que la gloire. Che la gloria. Était le deuil éclatant du bonheur. Che la gloria è il. On a la gloire et la réussite. Il dolore della mais morte. Mais on crève comme être humain. Abbiamo la gloria, però moriamo come esseri umani. J'ai peur de parler trop longtemps. Ho paura di parlare un po' troppo. Allora, questa sera avremo l'anteprima cinematografica di quest'opera che il regista e attore Alain Clunici ha appena presentato e su cui poi potete porre delle domande. Do ora la parola a Guzman Carichieri, il quale parlerà alle 17 invece che alle 15 come era stato fissato, perché sapete che c'è un ribaltamento di programma. Sul tema storia dell'evangelizzazione dell'America, Carichieri è uruguaiano, benché sia in Italia da diversi anni, quindi è un uomo che ben esprime questo ponte che noi vogliamo riconfermare. Grazie. Gli amici del meeting mi hanno chiesto di parlare, di narrare, di raccontare la vita dei nuovi santi nel nuovo mondo americano, latinoamericano. Siamo forse un po' stanchi di letture, di dibattiti ideologici sulla commemorazione del quinto centenario, su quell'incontro-scontro di popoli e culture, sulla prima evangelizzazione. E vogliamo andare oltre, sia di un frequente mea culpa, un po' ossessivo, manicheo, perfino strumentale, ma anche di ogni forma di reattività apologetica, di nostalgia romantica idealizzata di questi di quelli tempi fondatori. E dunque niente di meglio che afferrare la realtà concreta della vita di uomini veri, di una particolare grandezza umana, la cui memoria, la cui testimonianza rompe la crosta ideologica delle leggende nere, delle leggende rose nelle quali l'evento cristiano può rimanere intrappolato, sminuito. Parlerò di Francisco Solano, di Toribio de Mogrovejo, di Rosa di Lima, di Mariana di Quito,
di Pedro Claver, di Martín de Porres, dei martiri delle riduzioni del Paraguay, di Juan Diego, sono solo con uomini così. Prima viene dimostrato che dove abbondò il peccato, spirale di dominazione e sfruttamento, anche nella nascita del nuovo mondo, come oggi, 500 anni dopo, sopravvondò la grazia. E poi solo con uomini così, animati da quella gratuità, da quella passione, la nuova evangelizzazione della quale l'America Latina ha tanto bisogno, non rimarrà retorica ecclesiastica un po' logorata, ma sarà realtà vivente, feconda per il bene di ogni latinoamericano. Vi ricordo che in questo meeting c'è una mostra America Barocca, immagini dalla persuasione cristiana sul barocco latinoamericano, che è il riscontro visivo di quello che Guzman Carichiri si dice adesso e poi dirà al pubblico del meeting oggi pomeriggio. Segnalo inoltre che continuano le nostre testimonianze, gli incontri di testimonianza, passano alla ribalta del meeting dei grossi personaggi, che io credo siano giornalisticamente molto interessanti. Indios, latinoamericani, personalità dell'Amazzonia. Si è detto che noi non ci occupiamo, siamo poco verdi quest'anno, ma credo che chi l'ha scritto non abbia letto il programma del meeting, che non si conclude nella giornata in cui si sta scrivendo, e abbia trascurato qualcuna delle nostre mostre. Parola a voi. Dobbiamo concludere entro l'1:30 per consentirvi di 1:30-1:40 consentirvi di pranzare e poi, se lo desiderate, essere qui alla conferenza stampa di Emilio Colombo. Vi confermo che abbiamo le schede di Cuny, di Condon, di Carichiri, le potete chiedere all'ufficio stampa. E oggi vorremmo anche dirvi, con questa conferenza stampa, sottolineare tutto il non politico che c'è nel meeting, che è la maggior parte del meeting. Prego. Adesso ci raggiungerà Kuyama, assistente del segretario generale dell'ONU, responsabile della sezione Habitat delle Nazioni Unite, che ha parlato questa mattina qui da noi. Prego. Oui, oui, c'est ça. Je n'ai pas bien complété tout à l'heure. Non ho finito. Ce que je voulais dire. Quello che volevo dire. Sur le comportement. Sul comportamento personale de Claudel. Di Claudel. Ce que je veux préciser, quello che voglio precisare, c'est que il a eu la détermination, je ne sais pas comment dire, il a eu la ha avuto la determinazione. Le génie de conservation. Il genio di conservazione. De prolonger. Di prolungare. Sa vie. La sua vita. Autant que possible. Fin quanto poteva. En ne prenant pas cette civilisation et ce monde. Senza prendere questa civiltà e questo mondo. De front. Di fronte. Il n'a pas lutté face à face. Non ha lottato di fronte al mondo. Il n'a pas voulu être tué. Non ha voluto essere ammazzato. Prématurément. Prematuratamente. Par cette civilisation. Da questa civiltà. Comme l'ont été tant d'autres. Come state ammazzati tanti altri. Et particulièrement. E particolarmente. Le jeune écrivain français, il giovane scrittore francese, qu'il admirait plus que tous les autres au monde, che lui ammirava più che tutti gli altri al mondo, Arthur Rimbaud. Rimbaud.
Rimbaud est mort, vous le savez, très jeune. Rimbaud est morto molto giovane. Saint-Just est mort très jeune. Saint-Just est mort anche lui molto giovane. Antonin Artaud a parlé de Van Gogh en disant qu'il était le suicidé de la société. Artaud a parlato di Van Gogh dicendo che era il suicidato della società. Alors ce que je voudrais que vous me permettiez de bien, enfin autant que possible, préciser. Quello che vorrei precisare. C'est que il a en somme menti. À un monde. Ha detto le bugie al mondo. Cioè non ha, qu'il a servi en apparence. Ha servito il mondo in apparenza. Pour vivre longtemps. Per vivere. Et nous donner une œuvre. E darci un'opera. Qui est un dossier, un réquisitoire contre le monde qu'il servait en apparence. La sua opera che è un documento, voilà, contro il mondo che serviva in apparenza. C'est très important. È molto importante. De même que sa conduite avec sa sœur Camille. Vous êtes peut-être vaguement au courant de ça, mais ça ce serait. Anche la sua attitudine con la sua sorella Camille, ma non so se siete, sapete. Prego. Capisco che presentiamo oggi delle personalità che non si possono giocare sulla domanda e risposta. Direi che veramente sono tutte e tre interviste che meritano poi approfondimento, cioè meritano più di interviste di approfondimento che la battuta, comunque. Je peux encore dire quelque chose. Ma attendons s'il y a des questions. No, io volevo chiedere, anche se ovviamente la cosa richiederebbe un discorso lunghissimo, un po' il suo itinerario da Fellini a Claudel, cioè questo intellettuale Steiner che si suicida nella Dolce Vita è un po' un simbolo del dramma dell'uomo moderno di fronte ai grandi problemi, di fronte alle grandi angosce della vita. E quando fu fatto la Dolce Vita era anche, direi, molto in anticipo sui tempi. E in fondo vedere qual è stata la sua esperienza più spirituale, cioè dal lavoro con registi di altissimo livello come Carnet, come Antonioni, come Fellini, a questa esperienza, direi, cristiana, religiosa della Non Sfetta Marie. Je vais paraître incommensurablement prétentieux. Magari sarà un po' pretenzioso. Incommensurabilmente. Je me suis longtemps considéré. Mi sono a lungo considerato. Comme étant un des êtres humains les plus disgraziés. Come uno degli esseri umani più disgraziati. Ce n'était pas complètement vrai. Non era completamente vero. Mais si à mes yeux, ma se ai miei occhi, je n'étais qu'un déchet, non ero che un rifiuto, una, si je n'étais presque rien, se non ero quasi niente ai miei occhi, les autres n'étaient pas grand chose non plus, nemmeno gli altri erano gran cosa. Alors voilà où je vais vous paraître insupportable. Adesso non vorrei sembrare insopportabile. Je pouvais être impressionné par un mendiant dans la rue. Potevo essere impressionato da un mendicante della via, sulla via. Je ne l'étais pas par les gloires officielles. Non lo ero per le glorie ufficiali. Et d'ailleurs, d'altra parte, Claudel, qui lui était une gloire officielle, lui sì era stata una gloria ufficiale, n'avait pas de considération non plus, no, anche lui non aveva considerazione, pour la réussite, per il successo sociale ou professionnelle. Et il a dit qu'il était épouvanté. E diceva di essere spaventato.
par la haine dall'odio qui régnait dans les chancelleries che regnava nelle cancellerie. Il a dit aussi une chose detto anche una cosa extrêmement grave et que je grave. Que je suis en train de m'interroger au sujet de laquelle je m'interroge pour savoir si je dois vous la dire. E sulla quale io stesso mi continuo a interrogare per sentire, per capire che cosa volesse davvero dire. Il a écrit. Ha scritto. Que souvent. Spesso e spesso. Le jeune homme. Il giovane. Qui se croit laid. Che si crede. Le. Se choisit. Une épouse aveugle. Si sceglie una sposa cieca. L'église. La chiesa. E il y a un dettaglio fenomenale. E c'è qualcosa di fenomenale. Entre autres, on a beaucoup dans sa vie. Nella sua vita ce n'è molto. C'est que à 20 ans. Che a 20 anni. Il a composé un chef-d'œuvre. Egli ha composto un capolavoro. Che è tête d'oro, capo d'oro. Che è testa d'oro, capo d'oro. E 70 ans. E a 70 anni. Après avoir écrit tête d'oro. Dopo aver scritto tête d'oro. 70 ans après. Dopo 70 anni dopo tête d'oro. Il est mort. È morto. Exactement. Esattamente. Comme le héros de tête d'or. Come l'eroe di tête d'or. Il n'a. Et c'est très dommage. È un peccato. Il n'a rien redressé. Non ha niente rettificato. Au cours de son existence. Nel corso della sua esistenza. Des torsions. Delle tensioni. Affettive, psicologiche, dont il a souffert, di cui ha sofferto. Il en a fait une œuvre, e ha fatto un'opera, dont nous profitons, di cui noi possiamo trarre profitto, dont nous devons lui être infiniment reconnaissant, di cui noi dobbiamo essere infinitamente riconoscenti. Mais lui, ma lui, n'a pas fait une œuvre, non ha fatto un'opera, de son corps et de sa vie personnelle, del suo cuore e della sua vita personale. J'ai peur d'abuser de votre paura di abusare della vostra pazienza. Courtoisie. Chiederei una domanda agli altri relatori perché sono impegnato in una gara a cronometro che finirà oggi pomeriggio alle 5. Le plus grand écrivain célèbre de l'époque, on est pour une seconde. Oui, un secondo. Uno dei più grandi scrittori del nostro epoca. S'appelait, vous le connaissez, s'appelait Maeterlinck. Che si chiamava Maeterlinck. Un très grand poète. Un grande poeta. Claudel a 20 ans. Claudel a 20 anni. Ha envoyé tête d'or a Maeterlinck. Ha inviato tête d'or a Maeterlinck. Et Maeterlinck lui a répondu. E Maeterlinck gli ha risposto. En lisant votre tête d'or. Leggendo il vostro tête d'or. J'ai reçu tellement de coups. Ho ricevuto tanti di quei colpi. Que je ne sais plus si je suis vraiment vivant. Che non so neanche più se sono ancora vivo. Mais. Ma. Si dans six mois. Se non. Mais si dans. Se sento sei mesi. Six mois. Vous n'êtes pas. Enfermé. Voi non siete chiuso. Dans une camisole de force. In una camicia di forza. Dans un asile. In un manicomio. Vous serez le plus grand poète Voi de sarete notre temps. Il più grande poeta del nostro tempo. Il aveva 20 ans. E l'aveva 20 anni. Posso fare una domanda al portavoce del meeting? Bene. Volevo, se fosse possibile, una parola chiara su questo tema della massoneria e della P2, perché ogni giorno rimbalza di qui o di là. Ecco, è chiaro che è partito da un editoriale del Sabato, però c'è un collegamento organico anche con i meeting. Ho l'impressione che ci sia una caccia alle streghe, adesso i gesuiti su, l'Opus Dei giù.
Stamattina ho appreso per radio che Biffi sarebbe diventato un ex amico di CL. Chi, scusa? Biffi, il cardinale Biffi. Mm-hmm. Ora, è possibile una breve parola chiara, orientatrice, su questa, diciamo, su questa materia? Ma io credo che forse c'è anche una difficoltà obiettiva a capirci. Noi dialoghiamo con tutti, incontriamo tutti. Se la logica è quella, chi sale e chi scende, allora c'è un enorme lavorio per fare delle graduatorie, delle classifiche di tipo verticale, che noi non facciamo. Allora chiediamo di essere studiati secondo quella logica fatta su linee curve e non su rette, che è quella che ci caratterizza. Il nostro, secondo un modello di cultura, il cui punto di, se volete, la cui base logica, il cui prototipo concettuale non è la geometria ma la biologia. Eppure oggi il filosofo Buttiglione vi fa delle accuse precise, vi dà in sostanza degli giacobini quando dice che la necessità di CL di trovare un nemico, l'ossessione del nemico, è una caratteristica che dal punto di vista culturale nasce a partire dalla Rivoluzione Francese. Ma prima do una risposta personale, dare del giacobino a me, che sono un girondino sputato, veramente una roba. No, direi che ci dispiace che Rocco polemizzi con noi quando noi non stiamo polemizzando con lui, e quando non si potrebbe neanche dire un noi e un lui nel caso di Rocco Buttiglione. Io francamente temo che ci sia un po' di gusto di essere protagonista in questa cosa, e se è così mi dispiace, se non è così gli chiedo perdono. Sandra Bernacchia dell'ANSA, sempre nella stessa intervista a Buttiglione rilasciata alla DN Kronos, a proposito di questa ossessione dei complotti massonici, come lui la chiama, dice che questa cultura complottarda non fa certo parte del pensiero di Don Giussani. Ecco, vorrei una risposta anche su questo, se possibile. Io sono l'autore dell'intervista a Don Giussani, che è un libro base di Comunione e Liberazione, ma non mi sento di dare delle interpretazioni all'impensiero di Don Giussani. Quindi su questo... Ah sì, salutiamo Condon che sta lasciando la conferenza stampa, e ve lo risegnalo come una grossa personalità da incontrare. Scusami, mi sono interrotto, quindi mi sono anche distratto. Io non mi sento di dare interpretazioni sul pensiero di Don Giussani, non c'è nessun interprete ufficiale di questo pensiero, non c'è mai stato. Si vuole sentire cosa dice Giussani, lo si chiede a Giussani. Non ha bisogno di essere interpretato da nessuno. Giussani non è la figura... Secondo un modello idealistico, la figura del santo, dell'artista, che fa un'esperienza intensa ma tumultuosa, poi ci sono degli intellettuali che lo spiegano. Non è questo. È leader religioso e intellettuale nello stesso tempo, e si spiega benissimo. Dicevi ancora? È sufficiente? Ah no, sul complotto, adesso io sono un po' scocciato di questa storia del complotto. Tutto questo meeting non ha niente di... cioè il clima che si vive qui, se voi state qua, vedete che questo tipo di cultura, che produce questo tipo di ambiente, che produce questi volontari, produce questa gente che viene qui, non è un tipo di cultura complottistica.
Quello che semplicemente, se non capisco male, alcuni miei amici stanno dicendo con pubblicazioni che sono loro opere, loro responsabilità, come io faccio delle cose a responsabilità mia, è una cosa ovvia, che il diavolo c'è sempre fra le guglie delle cattedrali. I romani ce lo sapevano così bene che lo scolpivano anche sulle facciate delle cattedrali. È tutto qui. Ma io volevo chiedere questo, siccome è evidente che questo dissenso con Buttiglione finirà per fare notizia e per essere domani su tutte le pagine, io chiederei questo proprio a una tua interpretazione, cioè si tratta di uno scatto d'umore o di un divorzio psicologico, come a volte capita anche tra compagni importanti di strada, oppure ci sono delle divergenze ideologiche importanti alla base di questa, chiamiamola, separazione? Ma io intanto vorrei dire che non c'è separazione. Vorrei anche dire che evidentemente qualcuno sta cercando, ci sono delle forze che cercano di dividerci. Mi spiacerebbe se Rocco partecipasse di questa, magari senza volerlo, di questo progetto, di questo complotto. Per il resto, noi siamo un movimento, e come della Chiesa, non siamo un lembo di Chiesa, non siamo diversi dalla Chiesa, stiamo alla Chiesa come la mano sta alla persona, siamo uno dei modi attraverso i quali si incontra la Chiesa. Nella casa del Padre ci sono tante dimore, e un movimento è fatto di tante carovane che fanno sosta alle stesse oasi, e questa è certamente una delle oasi cui interessa fare sosta. Quindi non enfatizzerei. Ci sono certamente delle specificità della posizione di Rocco Buttiglione. Se mi permettete un lampo al di fuori del mio ruolo, ci sono anche delle specificità del mio pensiero, dei miei scritti. Torno immediatamente nel mio ruolo di portavoce, quindi non voglio parlare di questo, ma non è la cosa più importante per noi. Credo che nel momento in cui si fanno enfatizzare queste cose si finisce di perdere tempo. Talvolta, guardate bene, per un intellettuale povertà in spirito non vuol dire stare staccato dalla Ferrari, perché intanto ne ce l'ha e di solito gli piace averla. Per un intellettuale povertà in spirito significa stare staccato dalle sue idee, dalle sue, essere povero in spirito rispetto a quello che coglie come interessante e importante. Ecco, io credo che tutti gli intellettuali dell'area cielina, come tutti gli intellettuali cristiani in genere, è chiesta questa povertà in spirito. E spero che impariamo sempre di più tutti a praticarla. Mi scusi, sempre riferendomi a una cosa che lei ha detto prima del fucilino Tappi, io volevo sapere se forse Rocco Buttiglione. Scusi, dovremmo sarebbe... proprio abbia pazienza, non vuole cavarle i denti. Crisi, no, lo prendo in mano lei stessa. Benissimo. Sì. Allora, io volevo sapere se tra coloro che sparano col fucilino a tappi, che era un discorso di un po' di tempo fa, lei comprendeva anche Rocco Buttiglione, se si stava riferendo a lui. Poi mi scusi ancora. Non mi stavo riferendo, ma non voglio fare nomi. Io sto indicando degli atteggiamenti, lasciando alla vostra professionalità di individuare quali sono i campioni di questi atteggiamenti. Però non mi stavo riferendo a Rocco. E poi quando lei dice che ci sono delle forze che tentano di dividerci e che spera che Rocco Buttiglione non entri in questo gioco, a chi si riferisce? Quali sarebbero queste forze? Resto a quel che ho detto prima, che c'è sempre il diavolo fra le guglie delle cattedrali, dove c'è esperienza di comunione, di vita intorno a Cristo, ci sono sempre delle pressioni perché questa comunione si disgreghi. E posso sapere se l'Opus Dei potrebbe essere uno di questi dialoghi, di diavoli? Santo cielo, no, di sicuro l'Opus Dei è uno dei movimenti ecclesiali più interessanti, più interessanti della Chiesa di questo secolo, di questo scorcio di fine secolo. Quindi mi sembra improponibile una cosa di questo. Certamente abbiamo delle spiritualità diverse, ma per fortuna, insomma. È sempre stato così nella Chiesa, in particolare nella Chiesa latina, no? C'era San Filippo Neri e Sant'Ignazio di Loyola. Siamo noi, c'è l'Opus Dei. Noi abbiamo certe caratteristiche, certamente più popolari, e certamente vedo l'Opus Dei una caratteristica più aristocratica, ma aristocratica nella fede. Tutto qui. Il diavolo finora soltanto
No, è difficilissimo stabilire chi è il diavolo, eh. Io sto parlando perché il diavolo, cioè stabilire chi è il diavolo, io sono molto convinto che ci sia il diavolo. Di chi si serve il diavolo, non lo so. Credo che rendersi conto che c'è il diavolo, che c'è il peccato originale, è di grande aiuto per capire l'esperienza umana, comprese le relazioni internazionali. Ma non mi sento assolutamente di attribuire, fra l'altro, un ruolo così eccellente a una singola persona umana, forse anche un presidente degli Stati Uniti. Ci vuole di più per essere il diavolo. È un diavolo? Io sto insistendo, no, io non le ho detto che io sono convinto che ci sia il diavolo e che operi nella storia così come opera Cristo, solo che lui perde e si arrabbia sempre di più. Però no, non mi sento di dire che è l'incarnazione. Di chi si serve il diavolo? Potrebbe servirsi anche di me qualche volta. Spero di no. No, adesso io insisto a dire che non so di chi si serva. Escludo, comunque mi sembra di poter escludere, conoscendo anche il carattere paccioso, polemico intellettualmente, ma paccioso umanamente di Rocco Buttiglione, che possa essere un buon collaboratore del diavolo. Altre domande? Io ormai salto il pasto, ma lo dico per voi. Se hai qualche domanda... Voi salvate sempre, ma sono è l'ansia che non ti dai buoni? O... Allora, se non, mi pare che fosse presente Kayama, l'assistente segretario generale dell'ONU per l'ambiente. Io vorrei semplicemente dirvi che c'è e dirvi che è un personaggio che merita di essere intervistato. Grazie e buona continuazione. Ci vediamo qui alle 2:30.